Sapete cosa è successo a me? A Verona il mio intervento è stato ripreso da un set della trasmissione Servizio Pubblico. Cioè Casadei ha inviato la trasmissione Santoro. L'hanno ripreso, e poi mi hanno fatto un'intervista. No? Mi hanno fatto un'intervista che si è conclusa così, per dare l'idea. Lui mi ha detto, ma domande fredde, lei odia gli omosessuali? Beh, io ho detto no, io rispetto e amo l'omosessuale come peccatore, odio l'omosessualità come peccato, come odio qualunque altro peccato, perché una cosa è l'omosessuale, il peccato è una cosa, gli faccio io a lui, lei capisce la differenza? E lui mi fa no. Ora gli faccio una domanda, lei odia il furto? E lui mi fa sì. Odia anche il ladro? Ci penso un po' e fa sì. Ecco la differenza fra me e lei, fra un cattolico e un cattolico. Io odio il furto, ma non odio il ladro, anzi, lo rispetto e lo amo. E lui allora, un po' risentito, fa, ma è come dire, mi fai schifo ma ti amo. Sì, e vale anche per me, in che senso? Io faccio schifo, ma Dio mi ama. Fa, grazie. E per chi come noi, che apparteniamo alla generazione che ha visto la contrapposizione tra fede e ragione, ve lo ricordate, gli anni 70, gli anni 80, voi pensate che se io allora mi avessero detto che oggi avremmo vissuto questo paradosso, non ci avrei creduto. Sapete qual è il paradosso? Che oggi gli uomini di fede sono diventati gli ultimi difensori della ragione umana, perché il razionalismo è andato in cortocircuito. Oggi difendere il fatto che un bambino ha bisogno di un padre e una madre, o che la famiglia è composta da un uomo e una donna, o che un essere umano nasce da un gamete maschile e femminile, non è mica un dogma di fede, no, è la ragione, eppure è così, anzi stiamo vivendo un paradosso ancora peggiore, è il paradosso del grande scrittore cattolico Chesterton, che negli anni 30 disse attenti, verrà un giorno, profetico, verrà un giorno quando spade dovranno essere sguainate per dimostrare che le foglie sono verdi d'estate e che 2 più 2 fa 4. È arrivato quel giorno, amici. Noi dobbiamo sguainare spade, dobbiamo litigare, dobbiamo, per dimostrare che cosa? Che la famiglia è composta da un uomo e una donna? Che un bambino ha bisogno di un padre e una madre? Cioè, appunto, che le foglie sono verdi d'estate, che 2 più 2 fa 4. Questa è la tragedia. Ma se non ci accorgiamo di questo, allora le cose poi ce le facciamo accadere e non abbiamo l'intelligenza per capirle. Grazie.